delle pietre. Lì sono molto ordinato comunque, qui non l'avete messo bene. Anna Bianco. Denis Risso adesso è tra di voi, quindi facciamo un applauso. Io me ne vado lì, così la faccio mettere qui. Ti hanno scelto questa musichetta, ti piace? Eh? Lui dice sì, ma non gli piace, lo so. Denis Risso, Anna Bianco. E allora ce ne sono ancora, perché questo è lo stile personalizzato. Ricordo ancora che dietro di voi c'è lo stand, perché chi volesse, non so, magari vi piacesse la roba che ha visto nella sfilata, la trovate anche, trovate la roba al 50% nello stand di Model House. Allora, Katia, quanti anni hai? 13 anni anche lei, dai un applauso anche a Katia, le ho dato la cartella sulle spalle. Eccolo lì, lui, colui che di Fucchi si è vestito, è juventino anche lui? È viola, non fu, vabbè, fucsia non è, non distinto, di lilla, posso dire lilla, è viola, viola, le scarpe sono lilla però, ecco, grazie. Riccardo Argondizzo, beh, ho sbagliato, è Alessandro Argondizzo. I jeans Roy Rogers sembrano da qui, vero? Chi diveste i jeans del passato, un ragazzo del 2010. Alessandro Argondizzo, hai visto che sono stato bravo e non ti ho chiamato Brogna? Hai visto? Eh? Oh, no, perché gliel'avevo promesso e quindi non l'ho fatto. Allora, adesso abbiamo... Wow, lui ha una bellezza elvetica, lei invece è una bellezza di Mongrassano, praticamente del Chiazza Centro-Nord. Lucia D'Amico e Alfredo Mosciaro. Ovviamente scende prima Lucia D'Amico, in versione Calabrisella, quelle... Qui si ferma ed eccolo qui adesso Alfredo Mosciaro, anche lui un altro bellissimo ragazzo, facciamo un applauso, dai. E c'ha la A stampata su una fiancata, perché in Svizzera si usa così, sulle macchine mettono le iniziali e poi se la mettono anche vicino al collo. Alfredo, un altro juventino che ci sta a fare in Svizzera, non lo sono juventino, vabbè, comunque, eccolo qui Alfredo Mosciaro, tra l'altro è molto bravo anche a giocare a pallone. Tutti mi guardano, c'è anche noi, che vuoi, anche noi. Io ovviamente vorrei ricordarlo a tutti, stasera ho vinto 15-10 e ho fatto una decina di gol nel torneo anche. Oscar, quanti gol ho fatto? Cala. 10 gol, no, 9, dai. Cala. Vabbè, non ho segnato, ma che c'entra, dai. E allora, abbiamo ancora, ce ne sono tante, c'è Irma Bufano. E lei è un po' la stella della serata, non so perché, guardate come si muove. Poi Marco Raimondi, eccolo qui, finalmente un interista che scende. Siamo tutti bassi noi interisti. Eccolo qui Marco Raimondi e Irma Bufano che scende giù da voi, che in effetti ha fatto di tacchi, non scherza, stai attenta. Come va lassù? Io non ho sentito l'applauso però, io vi devo fare consumare le mani questa sera. Dai, su! Non ce famo riconosce, dai! Eccolo qui Marco Raimondi, mi fa anche il sensuale. In effetti, dai, inutile fate così perché in effetti è bascio, però insomma io vado dalla sua parte perché c'è più stile, vai Marco. Marco, per quale squadra tifi, Marco? È stata par condicio, gliel'ho chiesto agli juventini e anche a lui che è interista, qui vige la par condicio. E allora abbiamo altri due ragazzi che devono scendere, c'è Anna Miceli, ma lei è tutta maculata, eccola qui che arriva e subito dopo Vincenzo Caparelli. Bellissima! Vincenzo è un altro interista, eccolo qui. Ah, sì. Tutta la Juve di Mongrassano è qui stasera, in effetti, siete in tanti. Eccola qui che scende tra voi, bellissima.
Damicedi. Ed ecco Vincenzo Caparelli che scende. Lui nella vita è semplice, un jeans, una camicia e un paio di gommoni al piede, che servono due zatte. Adesso gli chiederemo quanto porta di piede. Quanto porti di piede? 42, e porto io il 42. In effetti da lontano sembravano più ampie. Applauso! E adesso, per quanto riguarda il personale, tre bellissimi ragazzi, dei quali due sono donne, e ci sono Stella Altomare, Espedito San Germano e Stella Mantarelli. Wow! E lei ci ha fatto girare la testa stasera. Eccola qua, tutta brillante. Eccolo qui, Espedito, dalla regia alla passerella. Dai un applauso grande. Anzi, qualcuno direbbe grandi. E lei Stella Mancarelli, anche lei bellissima. Eccola là che scende. Ragazzi, godetevi questo momento adesso. Ovviamente la moglie è vicina e fa chiudete voi, chiudete voi. Stella Altomare. E adesso Stella Mancarelli. Molto fresca, molto estiva, ma soprattutto dei tacchi altissimi, vertiginosi, da far girare la testa non solo a lei ma anche a chi la guarda. Applauso, applauso. Uomini, applaudo più le donne che gli uomini, veramente, perché le mogli hanno detto se tu applaudi ti faccio cadere le mani, sono sicuro. Alle mamme? Sono tutte le mamme, è vero, sono sempre in prima fila, ovviamente. Eccolo lì, è Spedito. Applauso, complimenti, anzi un applauso a tutti i ragazzi. Eccola là adesso lei. Ma lei mi sta, cioè lei mi sovrasta? Perché adesso scende Lina, eccola qui. Guardate che splendore. Cioè mi fai proprio scomparire te. Io non esisto. Wow ragazzi, è il massimo, veramente. Quante paillette hai? Tuo abito è veramente meraviglioso. L'abito è stil nuovo e avevi ragione, veramente. È veramente bello. Complimenti. Applauso a Lina. Perché adesso si è fatta questa sua passerella, devo dire sei con complimenti brava, io sono senza parole. Grazie, grazie mille, grazie alla signora Cinzia Petta per avermi onorato, perché è un onore indossare questo suo abito, perché lo ha fatto lei personalmente, quindi grazie di nuovo alla signora Cinzia Petta. Ricordiamo il negozio Stil Novo a Montalto Fugo. Veramente buon gusto, di buon gusto, davvero, complimenti. E allora guardateli qua quanto sono belli. E adesso si ripresenteranno, no? Vanno via, come sono scesi in coppia, ritornano su, sull'Olimpo. Paolo era nervoso, dice finalmente è finita, dai. Sono sicuro che vorresti ritornare giù. Facciamo, accompagniamoli con un applauso mentre salgono, perché sono stati bravi, sono stati a provare sotto il sole in questi giorni. Mentre io stavo sotto l'albero a seguire tutto, io non dovevo sfilare. Eccoli qua che ritornano su. Alessandro, sono stato bravo con te, vero? Sì, ci vediamo dopo, ha detto. Ed ecco Stella Altomare, Stella Mancarelli con Espedito.
se volete mandare il suo Espedito e ci lasciate le stelle qui, insomma, abbiamo bisogno di luce. È vero, ma poi Espedito 2 anziché una. E sempre loro sono i più fortunati, quelli che stanno dietro le quinte. È vero, allora, è vero. Adesso Espedito sveste i panni del modello, perché anche lui è un bel ragazzo. Qualcuno dirà, ma questo qui troppi complimenti agli uomini fa, è vero? Lo dite, lo pensate. Sono imparziale, cioè. No, assolutamente no. Comunque non si sa mai nella vita, allora. Adesso sono i bambini, non mi guardare così, dai, perché sennò ritorno a essere uomo. E adesso ci sono i bambini, è una cosa meravigliosa. Io ti do, e sono già pronti. Ah no, e allora li facciamo scendere così poi noi. Mi chiama Oscar, ti devo lasciare. No, io faccio andare i bambini allora. Ok, quindi dopo ricanterà, no, non c'è un monologo perché adesso i bambini sono pronti, accompagnati da Alessandra. C'è Sandro Bianco e Melissa Bianco. Eh no, io qui, cioè, mettetemi in ordine perché io i bambini. Azzurra. Azzurra con Caterina. Azzurra o bianco, scusa. Azzurra. Eccola qui che bella, guarda, è timida, ma che bella bambina. Quello che scoprirai è davvero importante, il tappeto volante ci accompagna proprio lì, il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre. Poesia, Hakuna Matata, tutta frenesia.
anche Chicca ha un futuro da modella, dai. Non voleva risalire più Chicca. Bravissima, grazie, bravissimi tutti i bimbi che hanno sfilato per noi questa sera, un applauso a tutti quanti. Allora Francesco, siamo quasi agli sgoccioli, manca l'ultima uscita che è l'elegante. La serata è ancora lunga, c'è un solo paio di sorprese dopo. Sì, ci sono piccole sorprese, ma ci sono ovviamente. Allora, intanto c'è la mia, che non è più una sorpresa perché ormai ho cantato 15 volte canterò per l'ennesima volta. Ricanterai anche adesso, quindi sì, in questo momento. Solo che mi è sparito il maestro, quindi mi devo aggiustare tutto da sola. Però io sono sicuro che tutti quanti dopo vorranno che anch'io canti la canzone, vero? Sto scherzando, non cantano. Allora, dici la canzone che ci canti, perché... Allora, stavolta canterò... Non per la censura, capito? Se casomai non va bene, lo dobbiamo fare. Stavolta canterò I Will Survive di Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, una canzone comunque che ha fatto la storia, una canzone che è ancora attuale. E allora, facci divertire. Maestro, non mi ti distrarre, Oscar. Oscar non è un maestro comunque. Vedo che gli abiti sono finiti lì al 50%, vanno a ruba. C'è una sì, bambina fantastica. Ma che bella. E allora, ringraziamo ancora Francesco Albanito, Modelaos, il Torano Castello e Stil Novo di Cinzia Festa a Montalto Fugo. Che dopo ci regalerà 7-8 jeans a noi. Ovvio, già minimo. Un tutte minimo. Le volte che ci ha nominato. Allora Oscar, preparci la canzone, dai. Stop to the door. Ok, dai, preparaci la canzone. Non ho capito cosa devo fare. E mettere la base. Devi sfumare la canzone perché mi attacco la base da solo. Ti preoccupa. Faccio tutto io. Ma sfumare te, la tagliamo. Tagliamo proprio, vai. Mi stava dicendo Francesco un'altra cosa. Thank you.
Allora, ci siamo? Sì, brava. No, stavamo discutendo di alcuni dettagli. È sempre Oscar. No, però, no, stavolta è dietro le quinte. È qui la cartella. Lì. Grazie. Allora, è brava o non è brava questa ragazza? È brava. Ringraziamo anche Roberto Amato per le riprese, sicuramente ce le farà vedere poi. E lui è sempre presente, macchina fotografica, videocamera. Dobbiamo ringraziare anche Eleonora Lecce per le splendide acconciature. Brava. Tutte le modelle sono state acconciate da Eleonora Lecce, per cui grazie mille, veramente complimenti, perché siamo tutte belle stasera grazie a lei. Io mi sono acconciato da solo, ovviamente si vede. Si vede. È stata lei ad acconciarmi. E allora, adesso dovrebbe esserci la quarta uscita, l'elegante, quindi vedremo gli abiti da sera, speriamo che siano almeno belli così, perché sono gli abiti stil nuovo, Lina, vero? Sì, sì. Di Cinzia Petta. Questi abiti sono di Cinzia Petta, ricordo ancora il negozio Stil Novo a Montalto Uffugo. E io ricordo ancora il mio abito che ha fatto lei, perché è troppo bello. Attenzione. Mi sa. Che se lo porta a casa. Sarà felice di dartelo, anche perché insomma ha portato così bene, devo dire. Insomma, sarà contenta, non cadrà in cattive mani. Grazie, Francesco, grazie. Basta che lo paghi, c'è un problema. 200 ma lire. Io volevo evitare che lo passaggio, Oscar, capito? Lo vuoi evitare, capito? Mi sa che non ci metteremo d'accordo fuori su onda. Questo passaggio. Sì, lì, è fuori onda, cioè, fanno quello che vogliono loro qui. Va bene, dai. Allora, vediamo se ci fanno un cenno, perché se siamo pronti con l'elegante partiamo. No, non siamo pronti. Ti pare che possiamo essere pronti? E allora, chiamami Espedito, per favore. C'è un fuori programma. Sì, no, chiamami Espedito, perché facciamo un fuori programma così subito. Ah, sì? Un po'. È Espedito, capito? Espedito, San Germano, vieni qua. Non è occupato. Sai, Oscar. È occupato. Puoi venire? Lo sai che cosa? Lui non vuole, perché ha un vestito stupendo Spedito stasera. Esatto. Allora non possiamo, vuole svelarlo prima della sfilata, ma possiamo. Noi facciamo un'altra cosa. Se tu metti una se tu metti una musichina, sì. Lo facciamo sfilare da solo, perché dopo non sfila da solo, sfila con una supernova, capito? Costella. Per cui. Una supernova. Va bene. Lei conosce questi termini, Spedito. Wow, Spedito. Arriva in sordina. No, ci vogliamo la base qua. Non so, però i ragazzi sfileranno senza scarpe. E per rendere più, come dire, avventuriera questa sfilata, abbiamo cosparso qui la piazza di Chiodi, in modo che la cosa sia. Non lo so, Francesco, no, io ti volevo chiamare perché intanto che si cambiavano le ragazze, che è bello sto vestito veramente, facevamo quella cosa che lui ha fatto, una pre-sfilata, sì. Però ovviamente tanto non si deve mettere le scarpe, perché lo vedete così, e così sarà anche dopo. Sì, sì. Dopo i chiodi li mettiamo qua. Dove li volete i chiodi, Spedito? Sul tappeto, benissimo. E invece sui gradini magari carboni ardenti. No, i vetri, Maiera, insomma, sì. Tutto il vuoto di Maiera. Ma lui non vi ha detto che fa anche il fachiro, non gliel'hai detto? Lui infatti, si diletta anche. Allora facciamo così, visto che là non sono pronti. Si preparano, è Spedito, proviamo a cantare una canzone, dai. Tu? Sì, dai. No. Questa è una sorpresa vera, perché non la sapevamo nemmeno. Fatemi un applauso a me. Un applauso a Francesco. Perché se me lo fate adesso, non me lo fate dopo, io me lo prendo in anticipo. Esatto. Non te lo si può cantare con questo? Proviamo, dai. Se lo puoi ti do questo. No, non lo so. Le batterie vediamo. Sono scariche. Adesso qui. Si parte la base, io devo guardarla lì. La canzone. Però la canzone è bella, sì. L'interpretazione un po' meno. Voglio la rovinare, però, Ho messo via un po' di rumore. Dicono, così si fa. Nel comodino c'è una mina. Non si la dà se mi la va. Ho messo via i rimpiattini. Dicono, non ho l'età. E se si volta in un momento, io ci rigioco, perché a me. Ci sta! E l'ultimo anche, l'ultimo! Fatelo, grazie! Così si pompa! Ho messo via un po' di illusioni, che prima o poi basta così. Ne ho messo via due o tre cartoni, con questo che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dico no, è più facile. Ne ho messi via perché sbagliare, sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo
cosa, che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. Magari fosse finita, ti prego. Ho messo via un po' di legnate, i sogni quelli non si può, che non è il male nella botta, ma purtroppo li vedo. Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere, sia sui rancori che rimpianti, che rimossi, che perché mi sto facendo un po' di po'. Che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è, ce ne sarà. Ho messo via per pochi cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. Vi ho pietrificati, vero? Lo sapevo. Sto facendo un po' di po'.